fa discutere la foto di una principessa saudita al volante di un'auto in un paese dove ci sono ancora donne in carcere solo per aver chiesto questo diritto. Lisa Marzoli. Stivaletto con tacchi a spillo, guanti e abito firmato in pieno deserto. Sa molto di marketing politico l'immagine di copertina di questa edizione di Vogue Arabia, che ritrae la principessa Hifa, figlia del defunto re Abdullah, bella ed elegante al volante di una decappottabile rossa. È il lancio mediatico dell'abolizione del divieto di guida per le donne, deciso dal principe saudita Mohammed bin Salman, che ha scelto la cugina come testimonial. Dal 24 di giugno, ma solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione di padri e mariti, le donne saudite potranno guidare da sole le loro automobili. Un traguardo non da poco, considerando che il divieto decorreva dal 1990. Ma c'è veramente poco di glamour nelle battaglie che le saudite hanno dovuto combattere per riappropriarsi della propria mobilità. Le attiviste internazionali dei diritti umani fanno notare che mentre dalle pagine patinate la principessa Hifa applaude la decisione del cugino, 11 attiviste sono ancora in galera, arrestate perché per quel diritto si erano battute. Una società altamente contraddittoria, quella dell'Arabia Saudita, con donne ancora appese alle autorizzazioni maschili. Pochi mesi fa, per la prima volta, sono entrate in uno stadio, ma con mariti e fratelli a seguito. Stessa sorte per le cantanti pop, rigorosamente con il velo. Hanno ottenuto, sì, di potersi esibire, ma solo davanti ad un pubblico femminile.